Pace a tutti, io sono Sandra, la moglie del pastore Stefano Spagnolo. Pastore Cataldo, intanto ti volevo ringraziare per questo privilegio e questo onore di poter raccontare di quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Si raccontano di tante cose in questo mondo, si parla di tante cose, ma la cosa più importante veramente è conoscere Gesù. E ve lo voglio raccontare. Io ho una testimonianza, diciamo, semplice. Ma una volta una sorella mi ha detto che ogni testimonianza è importante. E quando io sono nata, mia madre proprio in quel periodo stava vivendo un periodo difficile ed era la ricerca del Signore, e non di una religione, ma del Signore. E quindi aveva conosciuto alcuni fratelli evangelici e aveva iniziato a frequentare la chiesa. E quel periodo sono nata io. Quindi io posso dire che sono nata proprio in chiesa, in fasce. Voglio ringraziare il Signore per questo, perché già da piccola andavo alla scuola domenicale, frequentavo la chiesa con la mia famiglia e mi piaceva. Mi piacevano i cantici, soprattutto mi piacevano le testimonianze, perché vedevo che erano racconti di veramente di storie vissute, di persone cambiate, soprattutto vedevo i loro visi, erano splendenti, erano gioiosi. Io ero affascinata da questa gioia, da questa pace. Man mano che crescevo, ero arrivata all'età dell'adolescenza e io, grazie a Dio, continuavo ad andare in chiesa, anche se non è il frequentare una chiesa, andare con la mamma, con la famiglia in chiesa che ti può salvare l'anima. Infatti, quando io andavo in chiesa mi sentivo in paradiso. Avevo una pace e una gioia meravigliosi. Quando poi andavo a casa ero triste e piangevo, avevo un vuoto, ma io non capivo che cos'era, perché avevo quel vuoto. Andavo avanti, avevo un carattere molto timido, ero molto chiusa, parlavo poco. Mi era venuto un pensiero, avevo su per giù 14 anni, proprio l'età dell'adolescenza, e sappiamo quanto è difficile. Avevo un pensiero che era quasi diventato un'ossessione, e questo pensiero mi ha accompagnato per 2 anni. E io pregavo il Signore di liberarmi, non capivo se era nella sua volontà, se non lo era, ma fatto sta che mi faceva stare male. E io chiedevo sempre il suo aiuto, come sapevo pregare. Un giorno con la mia famiglia andammo a trovare una chiesa dove non eravamo mai stati, un pastore che io non conoscevo e nessuno conosceva me. In quella chiesa ci fu la predica e poi alla fine della predica il pastore fece un appello, secondo la predica che aveva fatto, e disse: chiunque vuole dire no a qualcosa e non riesce a dirlo, non riesce a farlo, venga qui avanti, perché voglio pregare per voi. Quell'appello è sembrato per me. Proprio quelle parole mi hanno scosso, perché capivo che era da parte del Signore, nonostante la mia timidezza, nonostante la mia famiglia. Io sono andata avanti, perché bramavo avere quell'incontro con il Signore ed essere liberata da quel pensiero. Quel pastore ha pregato per me e mi ha detto: sorella, il Signore mi fa vedere una bambina che ha un bicchiere d'acqua e vuole quel bicchiere d'acqua, ma quel bicchiere d'acqua non è per lei. Io in quel momento scoppiai a piangere, ma non erano più lacrime di tristezza, erano lacrime di gioia. Perché avevo capito in quell'istante di come mi era stato vicino il Signore. Che problema poteva essere? Il problema di un adolescente, di una ragazzina. E io ho detto: come può Dio, che deve pensare alla fame del mondo, alle guerre, ai problemi seri, perdere del tempo con me, una ragazzina? E invece lui aveva trovato del tempo per me e mi aveva risposto in una maniera che solamente io potevo capire. E quelle lacrime di gioia si trasformarono in una vera gioia, la vera pace, perché io avevo chiesto al Signore di entrare nella mia vita e io sperimentai che cosa significava la salvezza dell'anima.
Quando andavo in chiesa avevo la gioia e la pace, e quando poi uscivo, quella gioia e quella pace non mi hanno più abbandonato. Gloria a Dio. Questa è la salvezza. Questo è avere Gesù nella propria vita. Gloria a Dio. E pensando alla mia testimonianza, riflettevo a un passo della Bibbia che si trova in Seconda Re 5, versetto 3. Dove si parla pure di una ragazzina, penso che anche lei aveva super giù la mia età, un'adolescente. Seconda Re, capitolo 5, versetto 3. Era una ragazzina del popolo di Israele, che era stata portata via dal suo popolo ed era stata portata in Siria. E lì lei aveva dei padroni, serviva in quella casa. E dice così il versetto. Perché lei seppe che il suo padrone aveva una grave malattia. La ragazza disse alla sua padrona: Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra. E questo mi fa riflettere, proprio come la mia testimonianza. Questa ragazzina poteva essere triste, poteva essere angosciata perché non era a casa sua. Ma quando Gesù entra nella tua vita, non soltanto ti mette gioia e pace, ma poi ti mette il desiderio di vedere altre persone che possono sperimentare e scoprire l'amore di Dio. Sicuramente lei aveva sperimentato Dio nella sua vita, perché invece di piangersi addosso, lei era felice di poter essere di benedizione per il suo padrone. Ed è proprio questo quello che ci dà la salvezza dell'anima. Ci dà la gioia di servire il Signore e la gioia di poter parlare ad altri che non hanno sperimentato ancora il Signore. Chissà quante persone in questo momento stanno ascoltando. Magari tu puoi essere un adolescente, puoi essere un adulto e forse anche tu vivi nel tuo mondo e pensi che il tuo problema è troppo piccolo o troppo grande per Dio. Ma non è così. Per il Signore tu sei importante, perché Dio ha dato il suo figliolo Gesù a morire sulla croce per te e per me. E il tuo problema non è troppo piccolo. Dio ti ama e anche tramite questa trasmissione ti vuole dire di invitarlo nella sua vita. E io ti voglio incoraggiare questa sera, durante questa trasmissione, o quando finirà, quando sai. Da solo nella tua cameretta, invoca il Signore, chiedigli di poter entrare nella tua vita, chiedigli veramente di poter far parte della tua vita, perché lui non aspetta altro, perché lui ti ama e ti ama di un amore così grande che il suo figliolo Gesù ha dato ogni goccia del suo sangue per te e per me. E nulla è troppo piccolo, troppo grande per lui. Quindi questa sera il mio incoraggiamento. Cerca Gesù. E non ti sto parlando di una religione. A me la religione non mi ha dato nulla. A me quello che mi ha dato la pace, mi ha dato la gioia di vivere, è stato sperimentare Gesù nella mia vita. Certo, poi sono cresciuta. Mi sono sposata con mio marito. Signore, ci dà grazia di curare la chiesa di Ravanusa insieme in provincia di Agrigento. Non abbiamo problemi nella nostra famiglia, nella nostra vita? Certo che li abbiamo, ma abbiamo deciso insieme di mettere il Signore al primo posto nella nostra vita. Quel Signore che quando avevo l'età di 14 anni mi ha chiamato a sé e mi ha fatto capire quanto mi amava, lui mi ha conquistato. Mi ha conquistato con il suo amore e questo amore non va via come un amore terreno, ma rimane e vuole crescere nella tua vita e ti dà il desiderio di essere di benedizione per gli altri. E io so che non è capitato nulla per caso nella mia vita. Infatti c'è un versetto che io amo e che è stato veramente fonte di benedizione e di aiuto per ogni volta che mi sono trovata nei problemi e si trova in Romani 8, 28. So che tantissimi lo conoscete a memoria. Romani 8, 28.
Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Noi siamo nel disegno di Dio, tu sei nel disegno di Dio, tu sei importante per Dio. E questa sera ho voluto dare la mia testimonianza. Mi hanno invitato e sono grata al Signore di poter partecipare alla mia testimonianza per dirti che anche per te c'è speranza. Che Dio vuole entrare anche nella tua vita. Desidero veramente questa sera fare una preghiera con te, per te che mi stai ascoltando. Padre Santo, ti voglio ringraziare, Padre, per come tu hai salvato l'anima mia. Ti voglio ringraziare, Padre, per la gioia, per la pace che tu hai messo nella mia vita, Signore, per come tu mi hai accompagnato in ogni momento della mia vita. Ma ora ti chiedo per coloro che stanno ascoltando, Signore, per coloro che si trovano nel bisogno, per coloro che forse si vedono troppo piccoli per essere ascoltati da chi ti circonda, ma non troppo piccoli per te. Signore, rivelati nella loro vita, Signore. Parla ai loro cuori in questo momento, che possono sentirsi conquistati dal tuo amore, che possono sentirsi abbracciati da te, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. E ancora tu che stai ascoltando, puoi ripetere queste parole. Gesù, entra nella mia vita, ti desidero nella mia vita, perché ho bisogno di te. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Il Signore è stato una grande benedizione per la mia vita e sono certa e sicura che per tutti coloro che hanno il cuore aperto, il Signore risponderà. Dio vi benedica. Grazie, Pastore. Sandra, devi fare una cosa per cortesia, non lasciare subito. Sai, ti devi ricordare quando avevi 14 anni, timida, avresti voluto pregare ma non sapevi come pregare. Mi senti? Non Certo. sapevi come pregare. Perché c'è qualcheduno che ha 14 anni, qualcuno che vive intorno a quella età. E può essere anche più anziano, più giovane, che non sa come pregare. E molte volte noi abbiamo la necessità che qualcuno ci indichi. Io mi ricordo qualche volta che dovevo andare al tribunale, no? E dicevo, ma io come lo devo chiamare? Dottore, al giudice o come lo devo chiamare? E allora l'avvocato che c'era vicino mi dava un poco mi preparava come dovevo parlare. E beh, questa difficoltà l'abbiamo anche quando dobbiamo pregare. Allora pensa per un attimo che qualcuno si trovava vicino a te che tu avresti voluto dire al Signore col cuore le parole che volevi dire, però non ti venivano e si chiudeva qua, non uscivano. Vuoi essere di aiuto a qualcuno che si trova in questa situazione e con calma, piano piano, l'aiuti a dire quello che tu avresti voluto dire e che non riuscivi a dire. Mi sono spiegato? Certo. Allora adesso chiamiamo tutte quelle persone che sono così come te, timide, non sanno parlare, vorrebbero aprire il cuore, ma non sanno e restano come imballate, pure perché c'è. Il nemico non preferisce pure che parliamo, ci cerca sempre di bloccarci. Noi invece desideriamo che aprano il cuore, col cuore credono e con la bocca confessano, perché possano essere salvati in un batter d'occhio, perché la salvezza esplode in un batter d'occhio nel cuore di chi si avvicina a Dio. E dato che questo è un appuntamento divino per noi e per quante persone sono insieme con noi, allora non vogliamo perdere l'occasione di aiutare a chi desidera
dire al Signore qualcosa come un bambino che vuole parlare e noi andiamo vicino e gli diciamo di e ci piace vederli che ripetono perché così si cominciano ad esercitare. Vuoi essergli di aiuto? Certo. E allora lo fai con calma e che ripetano. Tu che sei a casa ripeti ad alta voce, col cuore. Col cuore, sorella, dovunque sei, fratello, dovunque sei, ragazzina, ragazzone, chiunque tu sei, dillo col cuore. Io parlo a te che senti che vorresti pregare pure tu, perché quello che mi sorprese a me quando il Signore mi salvò era una chiesetta di poche persone. Ma pregavano così semplice che parlavano con Dio. Io avrei voluto pregare e non riuscivo a mettere insieme le parole. Si avvicinò il pastore e mi disse pochissime parole. Vuoi che prego con te? E io dissi sì. E così, 4-5 parole, 6 parole, non più di tanto, lo Spirito Santo mi salvò in quell'istante. Ebbene, noi siamo nel piano di Dio, tu sei nel piano di Dio questa sera. Tu che sei a casa sei nel piano di Dio, questo è un invito. È un incontro divino che il Signore ha riservato per te stasera. Mentre Sandra prega e noi preghiamo che lo Spirito Santo operi nella tua vita, questa piccola preghiera che Sandra fa, ripetila ad alta voce. Seppure ci sono tutti i tuoi familiari intorno, non ti importa di nessuno. Fai come la donna col flusso di sangue. Ti sposti in mezzo alla folla. Perché tu conosci che hai bisogno. Questo, vedi, lo Spirito Santo, ti voglio dire una cosa. Ci siamo 8 miliardi e più persone, ma quando parla lo Spirito Santo ti indirizza il messaggio proprio a te, lo senti che è per te. Come quando milioni di cellulari e di numeri ci sono, quando ti chiamano è il tuo che risponde. Così il Signore vuole operare nella tua vita stasera. Così breve, così com'è, Sandra, guida in preghiera quelli che si trovano come ti trovavi tu prima di incontrare Dio. Preghiamo insieme, noi ti sosteniamo nella preghiera, a te e a te che sei a casa che stai ripetendo questo. Alleluia. Padre Santo, ti voglio ringraziare per questo programma, perché non è un caso che io sto ascoltando, che sto ricevendo questa parola. Padre, ti voglio chiedere perdono per ogni mio peccato. Ti voglio chiedere che il sangue di Gesù è stato sparso su quella croce, possa lavare ogni mio peccato e che possa diventare una persona nuova, che io possa nascere di nuovo. Grazie. Grazie Padre per quel sacrificio perfetto che tu hai permesso 2000 anni fa e che proprio oggi tu ti stai rivolgendo a me, anche che forse mi sento tra le più piccole, tra le più inutili, ma quel sangue è stato versato anche per me. Grazie, Signore, perché tu non guardi come guardano le persone. Grazie, Signore, perché tu non parli come parlano le persone, ma quando tu parli, il vostro spirito riconosce la tua voce. E questa sera io desidero diventare un figlio di Dio, una figlia di Dio. Grazie Padre per il tuo amore immenso. Grazie per il tuo affetto, per come mi sento circondata dal tuo amore. E hai avuto pietà di me per ogni mio peccato, per potermi donare la salvezza e la vita eterna. Grazie Padre perché io credo che il paradiso inizia già qui in terra. Sta iniziando adesso, in questo momento, che io ho accettato Gesù nella mia vita. Inizia il paradiso perché sento la tua presenza e non sono più sola e non cammino più sola. E
E non mi sento più angosciata, ma il mio cuore è stato riempito dalla tua pace e dal tuo amore. E sono sicura che tu dirigerai ogni mio passo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.